Benvenuti a tutti, grazie per essere insieme questa sera al terzo degli incontri con l'autore che facciamo qua alla spiaggia 101-102 di Riccione, con l'intento di seminare qualcosa, qualche informazione, qualche condivisione, qualche vissuto personale, qualche creativo libro che possa essere a sostegno di chi si sente di poter accedere questa sera insieme a voi o attraverso la registrazione che avremo su YouTube, sempre messa a disposizione di chi vorrà poi essere curioso delle tematiche e delle informazioni che porteremo questa sera. Questa sera abbiamo Stefania Campanelli, grazie per essere venuta, grazie per aver scritto questo libro, con il libro Omeopatia, il valore del benessere integrativo nelle mani di tutti. Poi ve lo... lo andremo a visionare attraverso le diverse interazioni, ma prima volevo anche portare l'attenzione sulla presenza del dottore Maurizio Nibalini, una presenza non da poco. Presenterò il dottore più tardi, che è esperto in omeopatia da tantissimi anni ed è un insegnante di omeopatia a medici, a ostetriche, a farmacisti, quindi operatori del benessere e della salute, diciamo così, di medicina tradizionale, che a cui la maggior parte delle persone, la maggior parte di noi, sono abituati ad accedere. Quando noi stiamo male andiamo dal medico di condotta, dal medico di base, in farmacia a comprare qualche cosa. E chi ci aiuta a fare nascere i figli sono le ostetriche, che ti dici, vabbè, cosa vuoi che sia un'ostetrica che sta lì? No. No, chi è madre lo sa che cosa significa e quanto è importante la figura della persona che accompagna la nascita di un figlio. C'è tanto prima, durante e dopo la nascita di un bambino. Ed avere la visione di diverse consapevolezze, oltre a quelle fisiologiche, semplicemente fisiologiche, è estremamente importante. Allora, perché mi ha colpito il libro di Stefania e perché è qui Stefania questa sera? Perché di omeopatia, anche se non è proprio alla portata di tutti, però ormai sono tanti anni che se ne parla. Ma Stefania ne parla in un modo preciso, specifico, ma accessibile alla maggior parte delle persone che non sono dei tecnici, ma per cui, secondo me, è ormai arrivato il momento che abbiano la possibilità, quindi le persone comuni, di accedere almeno ad avere delle informazioni rispetto a delle alternative alle abitudini che abbiamo di solito, che la cultura, la società ci ha insegnato. E quindi secondo me è molto importante che ci sia qualcuno che abbia la capacità di discernimento e di andare al punto su tematiche e anche definizioni difficili in modo semplice, in modo che siano fruibili a tutti quanti. E questo è l'intento di Stefania con questo libro, a cui poi faremo delle domande specifiche. Intanto, Stefania, io mi metto gli occhiali perché da vicino vedo meglio. Intanto, Stefania non solo è una scrittrice, Stefania ha una formazione giuridica in giurisprudenza, e anche qui potremmo aprire un piccolo capitolo, ma non lo faremo questa sera, perché l'ha usato veramente in modo questa sua competenza costruttivo e al servizio della società. Per cui la differenza la fa anche proprio chi è Stefania come persona e questo grande cuore che Stefania porta nelle cose che fa. Stefania è una naturopata in realtà e ha avuto accesso a multidiscipline con i suoi studi e con la sua esperienza. Quindi la prima domanda, Stefania, che mi viene da farti è: come mai una naturopata che ha avuto accesso a una molteplicità di discipline da scegliere ha scelto l'omeopatia
come punto di forza, diciamo così, ma tra tanti libri che potevi scrivere, proprio hai scelto l'omeopatia alla portata di tutti. Come mai? Grazie a tutti per essere qui, grazie a Francesca per questa bellissima occasione, al dottor Maurizio Nibalini sempre al mio fianco, e la domanda è davvero interessante. Effettivamente ci sono due, diciamo, motivi del perché ho deciso di scrivere questo libro. In primis l'incontro fortunato col dottor Maurizio Nibalini, che per diverso tempo ho stressato per accedere a un tirocinio autonomo volontario, che ha ceduto e mi ha dato l'accesso alla materia medica, una materia riservata appunto ai medici. E per materia medica intendiamo i testi di farmacologia omeopatica, e dove vengono annotati i sintomi e le sostanze relative da applicare. Anzi, vi dirò qualcosa in più, che nell'Ottocento tutti i testi di farmacologia venivano chiamati materia medica, se non sbaglio. In primis quindi il dottor Maurizio. In secondo luogo, prima di dirvi perché sono arrivata all'omeopatia, dovrei dirvi perché la mia nave è virata verso la naturopatia, perché ci sono dei punti di incontro molto, molto profondi, molto interessanti. E, per me la naturopatia è stata innanzitutto un percorso personale, infatti quello che vi voglio lasciare stasera è qualcosa in più di quello che troverete nel libro, qualcosa proprio di mio. È stato motivo di crescita, di sviluppo interiore e di studio del fondamento dell'essere corpo. Questo è un termine che mi è venuto pensando a questa presentazione. Il fondamento dell'essere corpo, proprio perché è nel corpo che si manifestano i meccanismi difensivi più antichi. Ansia, tensione, emozioni troppo forti per essere alle volte vissuti, che si scatenano in meccanismi psicologici che trovano una via immediata direttamente di scarico sul corpo. E quindi qui io ho trovato una sorta di incontro con l'omeopatia. L'omeopatia mi ha dato la possibilità, oltre a essere poi tra l'altro un modulo di studio all'interno della mia triennale di formazione come naturopata, perché noi ce l'abbiamo come materia di studio, mi ha dato la possibilità di scoprire nuovi linguaggi, linguaggi che appunto ritroviamo nel corpo, l'esperienza di sé, le abitudini, gli automatismi fisici e mentali, rappresentano quell'unicità, quell'individualità che ritroviamo nel terreno costituzionale. Dove abbiamo poi le cinque costituzioni che troverete all'interno del libro, sul fuori, con gli atti, come stiamo adesso qui a citare, dove un individuo fa la differenza, è un essere unico, è la persona, non una persona. E quindi lì ho trovato il Tredunion. E il punto di incontro è proprio nella valenza che ha questo corpo, perché noi non ci ascoltiamo. Anche come siamo seduti questa sera, ci sarebbero tante cose da dire su come siamo seduti, su come teniamo un braccio, su come teniamo una gamba, la tensione, la non tensione, il desiderio di ascoltare, oppure sì, sono dovuto andare alla presentazione perché ci dovevo andare. Drammatizzo un po'. Il corpo è il nostro essere, la persona nel corpo e con il corpo. E vorrei leggervi qui due righe che troverete nel libro. Vanno lette, non vanno ripetute così, vanno lette perché ci sono delle parole che hanno un significato profondo. E anche questo è stato un mio percorso negli ultimi tempi, quello di avere accesso al vero significato della parola, perché ogni parola ha una vibrazione, ha un eco che riflette dentro, poi viene portato fuori. E l'ho preparato qua.
corpo come mezzo e strumento in una visione alchemica di trasformazione dell'emozione o di un'esperienza sensoriale, dove il corpo diviene simbolo di materia pensante, in un'immagine di sincronicità. Provo un'emozione e al contempo, contemporaneamente, nello stesso istante che io provo quella emozione, il corpo, che non è altro che me, perché è me il corpo, fa la medesima cosa. Ma come lo fa? Sotto forma di un'altra materia. E qui arriviamo al concetto di trinità, corpo, mente e spirito, al concetto di forza vitale, di anima. Che cos'è questo concetto di trinità? Riflettiamoci un attimo insieme. Corpo, mente e spirito sono delle forze, sono forze connesse tra loro e interdipendenti, e accompagnano l'uomo lungo il suo interminabile cammino. L'uomo le porta con sé, ed è da queste forze che troviamo la nozione di forza vitale, guida invisibile, capace, intelligente, che insieme ad altri fattori che si uniscono regola i meccanismi di autodifesa dell'organismo. Libera il corpo dall'energia bloccata. Questo fa la forza vitale. Pensiamo ad esempio a un banale raffreddore. È un modo per il nostro corpo di espellere una sostanza tossica. E lo fa con un meccanismo, quello del raffreddore. Lo fa da solo. E allora immagino che già voi vi chiederete: ma perché poi questo raffreddore a qualcuno si trasforma in qualcosa di più? Perché la forza vitale, evidentemente in quel momento, non ha avuto quella forza. Perché ricordiamoci, è connessa al concetto di trinità. Mente e corpo. E se lo spirito, la mente e il corpo non sono allineati, la forza vitale perde di efficacia. E quindi sviluppa nel corpo affezioni croniche. Torniamo all'esempio del raffreddore. Un raffreddore reiterato dietro l'altro porterà a un'asma cronica. E qui vorrei, se posso, Francesca, stimolarvi un po' a questi concetti attraverso un'immagine, per vedere se riuscite a entrare attraverso anche il simbolismo, no? Delle immagini, noi riusciamo a tradurre le parole. E voglio mostrarvela. Mi avvicino, così la vedono tutti. Non so se da lontano riuscite a vederla. Avvicinala anche qua. Ok. La vedete tutti da lontano? Allora vi posso aiutare. Questo, scusate, è il linguaggio simbolico Dio del vento. Il titolo è Il vento l'ha portato nel suo grembo. Se voi vedete bene qui, in giallo, l'ho evidenziato, all'interno del grembo del Dio, c'è un embrione. Vi posso aiutare nella descrizione. Strano che una figura che rappresenta il maschile porti un embrione. Qualcuno vuole provare a dirmi il perché? Perché
lo sai? Tu lo sai perché? No. Allora, i giovani che hanno accesso a queste presentazioni, per esempio, no? O a adulti che parlano di certe tematiche, sono il nostro futuro, ragazzi. Voi siete il nostro futuro, non avete un fardello sulle spalle in realtà, siete semplicemente, ognuno a vostro modo, capaci di prendere il buono che noi portiamo e trasformarlo rispetto a quello che siete voi. Quindi adesso io vengo da te. Scusate. E voglio sentire da te, ogni risposta è corretta, non esiste sbagliato, non esiste giusto, eh? Ogni risposta va bene. La tua risposta rispetto a questo, come mai in un uomo c'è, vedi in quello giallo, c'è tipo un bimbo nella pancia? Che cosa pensi di questa cosa? Quando sei pronto io ti do il microfono, ti faccio così, eh? Qualsiasi cosa ti viene in mente, tu fai un bel respiro, qualsiasi cosa ti viene in mente, va bene. Qual è il tuo nome? Teo. Teo, qualsiasi risposta va bene. Che sta crescendo un figlio. Che sta crescendo un figlio, dato e di fatto. Perché bisogna essere anche pratici, no? Non solo esoterici o così filosofici, anche pratici serve. Sta crescendo. Adesso vado un attimo io nel pubblico, così ti lascio qua. Uno solo, ne prendo uno solo, eh? Uno che non conosce Stefania. Esco dal video, tanto vi lascio a voi lì. Uno che non conosce Stefania, uno che non conosce. Chi è che non conosce Stefania di voi? A parte le ragazze là che conosco io. Lei non conosce Stefania, perfetto. Allora vengo da lei. C'è un uomo, il linguaggio simbolico dio del vento, e ha in questa parte gialla. Fuori dal comune. Il nostro, almeno, quello che sappiamo noi. La sua idea che è sicuramente buona. Della mia immaginazione. Avete sentito? Ha fatto un respiro prima di rispondere, eh? Il respiro, ragazzi e ragazze, ci connette alla nostra coscienza più profonda. Non dobbiamo scordarcelo. Sempre. Perché il nostro cervello, a proposito di fisiologia, sa quello che noi abbiamo vissuto fino ad oggi, ma il respiro ci connette a qualcosa di più grande. Bello. Mi fa piacere. Infatti ho cercato nei meandri e non avevo risposta. Fantastico. E mi viene da dire, adesso vado da Stefania, mi viene da dire, l'omeopatia serve sempre serve anche a ritornare a dare al corpo la capacità di respirare bene, per esempio. Perché a me piacciono tutti i discorsi spirituali e filosofici, perché fanno parte di noi, però anche andare nel pratico, no? Spesso noi respiriamo pochissimo, non ci ricordiamo di respirare profondamente e, scusami, tieni, l'omeopatia, poi dopo andremo nello specifico dell'omeopatia con il dottore, dà la possibilità di riportare in equilibrio le nostre capacità fisiche e anche intuitive e anche di condivisione. Quindi Stefania, hai avuto qualche risposta? Che cosa ci vuoi dire rispetto a questa proposta del linguaggio simbolico? Era una proposta per lasciarvi qualcosa in più del libro. In realtà si connette al concetto omeopatico di autoguarigione. Quindi questo embrione non rappresenta altro che la capacità dell'uomo di autorigenerarsi. E alle volte noi non ce ne accorgiamo, ma ci sono tanti parallelismi che ci portano già al sapere, a una porta di accesso alla conoscenza.
Ecco perché l'omeopatia per me è il linguaggio. Un linguaggio che mi ha appunto permesso di leggere anche la respirazione. Abbiamo tre modi di respirare. La respirazione clavicolare alta, che è quella un po' più ansiosa, che ci portiamo dietro quasi tutti i giorni durante la quotidianità nelle cose da fare. La respirazione diaframmatica, quella che pratichiamo quando facciamo yoga. La respirazione intercostale, che è quella più legata al canto, alla voce, una voce che deve uscire. Ho avuto anche chi prima delle presentazioni mi diceva: Stefi, non ho più la voce, come devo fare? E io adesso ho contattato il dottor Annibalini e sento quale rimedio possiamo applicare. In realtà dietro c'era magari il timore di far uscire la voce, perché la voce è parole e le parole hanno un significato profondo. Spero di aver dato risposta alla tua domanda e aver lasciato qualcosa in più, come dici tu, insieme. Grazie. Sì, sì, grazie a te per la bellissima introduzione e collegamento al libro, perché in questo libro poi leggerò anche le conclusioni fatte da Maurizio Annibalini nel libro. È integrativo, dottore, a quella che è la omeopatia base, quella clinicamente conosciuta, diciamo, no? Lei nasce come medico generalista specializzato, che poi dopo si è specializzato in gastroenterologia e omeopatia. La bellezza del dottor Annibalini è che è un curioso e quindi è continuamente nella pratica e nello studio della medicina generale, intesa come cura della persona. E lui ricorre a volte a pertinenze della medicina classica e a volte a quella alternativa e complementare. In alcuni casi la chiamiamo integrata, in altri integrativa, e qui possiamo fare chiarezza rispetto alla differenza fra i due termini. Ma a me interessava chiederle, proprio perché lei poi è insegnante nella sede della Società Medica Bioterapica Italiana in Ancona, come mai un medico a un certo punto del proprio cammino professionale e personale, perché sicuramente l'uno non esclude l'altro, sceglie di integrare agli studi classici di medicina, per esempio, l'omeopatia, così come decide di integrare la specializzazione di gastroenterologia, solo che la gastroenterologia è più conosciuta nella medicina tradizionale, diciamo così, mentre l'altra, alcuni medici di condotta, alcuni farmacisti hanno deciso di prenderne coscienza e di integrarla in qualche modo. Come mai, per la sua storia personale, e come mai, per esempio, che cosa lei ha notato nei medici che sono venuti nella sua scuola a sentire e a raccogliere le informazioni da lei come insegnante? Come mai a un certo punto ci si sente di integrare alla medicina tradizionale qualcosa di... me lo dica pure lei. Sì, ti risponderò in inglese. Praticamente si dice che omeopatia is a bad science, but a good medicine. Ci ho spiegato? No. Insomma, in inglese, chi sa l'inglese, si dice che l'omeopatia è una cattiva scienza, perché si sa che non ci sono sperimentazioni, che non è vero, poi comunque non è proprio considerata scientifica come la medicina ufficiale, però è una ottima medicina. Cioè, fare il medico omeopata significa fare il medico della persona. Quindi la scelta che io ho fatto e che ho cercato di trasmettere colleghi medici, farmacisti, anche operatori delle medicine non convenzionali come i naturopati, possono venire alla scuola ostetrica, come dicevi giustamente, è una scuola aperta a chi si occupa della salute, e occuparsi della salute con l'omeopatia diventa veramente una vera medicina, che può essere poco scienza considerata. Dei medici, che diceva lei,
come la prendono i medici o anche i colleghi, li prendono come uno che appunto non fa, fa una cattiva scienza che però è una buona medicina, perché il segreto è tutto lì. Tu stai un'ora col paziente in omeopatia, in gastroenterologia magari ti ha preso un tubo, cioè è una cosa molto più tecnica, meccanica, fare il gastroenterologo, anche clinico. Fare l'omeopata, fare l'omeopata significa stare col paziente, ascoltare i suoi problemi, essere in ascolto, e questo è fondamentale e peculiare dell'omeopatia, perché oggi il problema è che i medici non ascoltano, non stanno col paziente. È difficilissimo che vai dal medico, stai tre quarti d'ora, un'ora, tutto dedicato a te, ad ascoltarti. Però dopo non è il discorso solo psicodinamico o psicanalistico o psicologico, come può fare un bravissimo psicanalista, è che tu alla fine dai un rimedio, è lì il bello della questa scienza medica, che comunque è fare medicina. Cioè io faccio, quando faccio l'omeopata, faccio il medico, non è che sto lì a ascoltare e faccio un percorso psicanalitico, alla fine do al paziente un rimedio. Infatti alla Stefania le ho consigliato di descrivere, e l'ha fatto molto bene, almeno 20 rimedi che noi diamo abitualmente, si chiamano rimedi di fondo, come invece possiamo dare un rimedio per l'abbassamento di voce, oppure per questo caldo estivo pazzesco, oppure per un raffreddore, oppure per una tonsillite, perché con la medicina omeopatica si curano varie cose e si curano bene, anche nei bambini per esempio. Teo è un esempio, oltre le caramelle, l'omeopatia, sono caramelline buone. Quindi alla fine dai qualcosa, e questa è la cosa molto importante della, dell'omeopatia. E questi rimedi non è vero assolutamente che sono acqua fresca, e sono di derivazione o minerale o vegetale soprattutto, che vengono diluiti e dinamizzati, per cui hanno una potenza non chimica, non biochimica, ma biofisica, che trasmettono un'informazione all'organismo con la forza vitale che diceva lei, tendendo a riequilibrare uno squilibrio che ci può essere momentaneo, però può essere anche lungo nel tempo. Mettiamo una depressione per esempio, un attacco di panico con la patia lo tiri fuori bene in pochi mesi, senza ricorrere ai psicofarmaci che poi dopo danno sensazione e non li smetti più. Il campo d'azione vorrei far capire che è dell'omeopatia, che è veramente molto interessante, perché si rivolge davvero alla persona. Cioè noi, quando siamo, dopo il gastroenterologo, certo se tu digiti gastroenterologo omeopata, non ci sono queste figure, capito? Per cui è un connubio utile sicuramente, perché se devo curare una Helicobacter e il paziente non vuole, non può prendere antibiotici, allergico a tutti gli antibiotici, tu puoi dare una risposta, dai una risposta. Quindi si collega bene questo campo gastroenterologico, il colon irritabile, tutti i problemi intestinali, tutti i problemi gastrointestinali che sono tanti, si collegano bene col discorso omeopatico, perché non tutti vogliono prendere i farmaci, non tutti possono prendere i farmaci, oppure vogliono provare le cose, ma non alternative. Voglio far capire che la medicina omeopatica è una medicina, non è una medicina alternativa, è una medicina che deve avere lo stesso ruolo dell'altra medicina classica, che veramente sarebbe più classica la nostra perché più vecchia, traditional and complementary medicine si chiama, medicina tradizionale e complementare, senza strafare e fare le cose strane. Cioè se tu devi curare una patologia grave usi anche i farmaci, io li so usare. L'omeopata magari troppo squadrato usa solo l'omeopatia, e non tollera magari che qualcuno prende i farmaci, l'omeopata di alcuni tipi. Però noi siamo di una scuola, diciamo, ecco, complementare, ecco, tu tratti il paziente secondo quello che quel giorno ti dice, ti racconta, poi lo segui nel tempo, poi gli dai il telefono, parli al telefono, ci stai dietro il paziente, e dai questi rimedi naturali che sono granuli o gocce, che il paziente assume secondo le dosi, secondo la medicina classica omeopatica, non secondo un tipo di omeopatia che è un'allopatia omeopatizzata, cioè dei complessi, delle pasticche o delle fialette, che hanno dentro una insalatina di rimedi, ci mettono un po' di tutto, però dopo magari non sono così personalizzati. Invece noi, la nostra scuola, che è italo-francese soprattutto, facciamo l'omeopatia personalizzata secondo quello che è il paziente, e seguendo, quindi dando quei rimedi, di cui la Stefania nel libro ne ha fatti 20, fatti veramente bene, in cui individui la tipologia del paziente, lo associ a un rimedio, e dai quello come rimedio di fondo per curare magari un problema che il paziente si è perduto da tempo.
oppure semplicemente se te ho già 12 litri di granulini e in 4-5 giorni non prendere l'antibiotico se possibile, se no è chiaro che se non guarisce ti diamo anche un antibiotico, se lo streptococco si può, si cura anche con l'antibiotico, non è che siamo così stacanovisti, diciamo, da non valutare anche quello che è la complessità. Ma infatti mi interessa molto questo discorso, perché come dire, gli estremi non vanno mai bene in assoluto, quindi io paziente mi sento più tranquilla se vado da un medico che ha un certo tipo di competenze e mediche e omeopatiche, diciamo così, in modo che sono so che quando mi vede davvero, vede che tipo di costituzione ho, vede il colore del mio viso, per esempio, da come parlo comprende quali sono i miei disagi e ha un certo tipo di, diciamo così, cassetta degli attrezzi da cui poter scegliere in base a queste caratteristiche e anche alla cronicizzazione del mio stato di dolore o di salute che tipologia di rimedio dare, perché mi viene da chiedere l'omeopatia per tutti e se sì per ogni stato di cronicizzazione, quindi non è vero che anche le diverse tecniche olistiche, e lo dico come professionista, vanno in assoluto bene in ogni situazione per tutti, no, funzionano tantissimo per un certo tipo di persona che è pronta, che ha un certo stato di salute, un certo stato di cammino psicologico o di scioglimento di emozioni bloccate, magari già fatto un po', e quindi per me è molto importante sentire parlare un medico anche di tanti anni di esperienza che dice: io non è che do l'omeopatia a tutti perché adesso ho compreso che l'omeopatia è fatta in un certo modo e ha un certo tipo di anche risultati, do anche l'antibiotico se serve, ma se serve, questo è molto importante, vero dottore? Sì, sì, è quello che si fa, io me lo faccio nei miei studi abitualmente. Ci sono 8 milioni di persone che si curano l'omeopatia in Italia, 8 milioni, e molti bambini, e ci sono 200.000 medici che praticano le medicine tradizionali complementari, come si chiamano adesso. Quindi è un bel gruppo di platea, una platea molto... La scatola degli attrezzi si chiama TRUS, la TRUS omeopatica. Adesso arrivo anche da te. Mi piace tantissimo perché fa parte anche del mio essere portare tematiche importanti ed essere un certo tipo di professionista divertente, perché noi siamo abituati ad andare dal medico e già siamo tristi noi, grigi, e di solito troviamo il professionista, il medico serio con la faccia scura che ti dice questo, quello, quello. Invece vedere e arrivare da una persona che ti fa divertire, che ti fa la battuta, che è sorridente di suo, con quegli occhi brillanti, cioè, fa la differenza. Cioè, io entro, già sono cambiata, e poi dopo mi puoi dare anche rimedi omeopatici, ma fa la differenza che il professionista. Quindi a me piace anche nelle presentazioni avere, sì, il professionista che avete visto, tutti e due loro sanno parlare con certi tipi di termini, però le persone devono sentirsi accolte, perché prima di tutto è importante che la persona venga vista e già da lì gli cambia, già da lì esce diversa, vero Stefania? Verissimo. Colgo l'occasione, se posso, di fare un appunto, visto che è da prima che vi dico che per me sono tanto importanti le parole, sull'aspetto della scelta del termine integrativo e non integrato. Perché sentiamo parlare di medicina integrativa e di medicina integrata, benessere integrativo e benessere integrato, ed è stato motivo di qualche chiacchiera col dottor Maurizio quando dovevo decidere il sottotitolo del libro, perché istintivamente, prima ancora di cogliere la profondità del significato integrativo, la mia guida interiore mi suggeriva integrativo. Stasera c'è una rotta delle cose, chissà, piange.
Per integrativo si intende il sostegno alla persona attraverso tutte quelle modalità, approcci terapeutici, convenzionali e non, questo è importante, per portare di nuovo un equilibrio dello stato psicofisico e di quel concetto di trinità, spirito, mente, corpo, quindi è un concetto olistico di interezza. Integrato invece è un concetto un po' diverso, perché per integrato si intende qualcosa che viene inglobato all'interno della medicina convenzionale, quindi tradizionale, dove il medico ha la scelta di utilizzare una modalità terapeutica che possa andare o a potenziare la terapia o a lenire quelli che sono gli effetti collaterali dovuti alla terapia convenzionale. Quindi spero di essere stata chiara su questo, perché è fondamentale questa differenza. Integrativo ci riporta al concetto di trinità, che per me è linguaggio omeopatico e linguaggio naturopatico, lì è il punto d'incontro. Integrato, infatti, quando l'avevo proposto inizialmente, Maurizio mi aveva guardato brutto, mi ha detto: integrato? Non voglio sentir parlare di integrato. No. E questo era doveroso. Grazie a te, perché poi lo ricollegheremo alla fine con il tuo nuovo progetto, eh? Dopo ci arriviamo. E comunque, se ho compreso bene, se non ho compreso bene ditemelo, integrativo non toglie il fatto che con un certo tipo di sostegno la persona che viene da me già fa, che ne so, la chemioterapia, e io con quello che è la mia parte sostengo il cammino di chemioterapia al paziente, vero dottore? Guarda, con gli oncologi abbiamo veramente un rapporto bellissimo, perché sono degli specialisti che ci danno ascolto, perché anche loro, ok, la chemio, la terapia di supporto, però su sintomi come la astenia, la nausea, la depressione, non hanno niente. Noi abbiamo dei rimedi specifici e collaboriamo molto con gli oncologi. Tanto c'è stato il congresso nazionale di omeopatia a Roma, c'è una sessione a ottobre, e c'è una sessione apposta. Ah, presenterò quell'articolo che mi ha fatto all'inizio sulla modalità prescrittiva, uno è il primo che abbiamo fatto con te sul giornale quando scrivevamo, però ci sarà una sessione apposta sull'oncologia, pensa, oltre che sul Covid. Quindi con gli oncologi il rapporto, cioè tu c'hai un paziente oncologico, capisci? Ok, fa la chemio, ok, però c'ha la nausea, io posso fare meglio che il Plasil. Se c'hai depressione, ovviamente non stai bene di umore, posso fare meglio che lo psicofarmaco, che infatti non è compatibile con la chemio. Quindi gli oncologi ci ascoltano, veramente una categoria con cui abbiamo molto d'accordo. Quindi, come tu hai detto, curiamo sì, anche un po' tutto in un certo senso, capisci? Dopo sta al medico discernere bene quello che è, cioè, non sforare i termini, non fare i pazzi, capito? Cioè, purtroppo forse le elicottere giravano per quello. Cioè, c'è qualcuno che pensa che gli omeopati sono un po' pazzi? Cioè, purtroppo abbiamo dei personaggi, sono dire sulla cronaca dei giornali, che hanno usato l'omeopatia a sproposito. Cioè, se il bambino ha una broncopolmonite, lo devi curare, non è che continui a esistere dalle granuli. O dire, faccio io, ci mancherebbe, il delirio di onnipotenza. Non deve esistere in omeopatia, però quello è bello, come diceva lei, arriva il paziente in ambulatorio, non è che perché so io che ho gli occhi, perché occhi ho, stavo viaggiando, sento. Cioè voglio dire, non è quello, è che proprio tu metti il paziente a tuo agio, perché è quello il gioco dell'omeopatia, cioè il paziente non è abituato ad avere un medico che lo ascolta, tre quarti d'ora, capisci? Dopo magari durante un'ora la visita, e non è abituale questo, questo è un terreno su cui insisto molto, perché veramente è il segreto dell'omeopatia, ascoltare il paziente e tutti i tipi di pazienti, anche l'oncologico, certo. Le patologie sono tante, ti ripeto, curi il bambino allergico, il bambino con le tonsille che piglia sempre antibiotici, con l'omeopatia lo tiri fuori bene, e curi, non so, la signora che deve dare il latte al bambino. Chi parlava di gravidanze? All'inizio con cioè, c'è un rimedio omeopatico, si chiama Ricinus communis in granuli, che stimola la lattazione. Cioè, non è una balla, cioè è proprio una cosa vera che succede. Tant'è vero che questa signora è andata in ambulatorio, che mi ha detto: dottore, sono passato dalla misura 2 alla misura 4,
4, poi io di registri non mi intendo, però penso che funzionava. 4, ma io qui cosa è successo, la tua città, cioè, è successo veramente questo? Tant'è che sto latte è aumentato, questo non è fantasia, cioè, ecco, anche lì, contra facta, non sunt argumenta, cioè passato dall'inglese al latino, lo diceva contro Galileo, no? Contro i fatti non ci sono argomenti, e il fatto è che questa effettivamente non è fantasia, non è che è cresciuto il seno, perché il Rigenus Communis è un rimedio vegetale omeopatizzato che aumenta la lattazione, tanto che dopo mi ha anche detto che così quasi lo prendo anche dopo, così mi ha sentito. Bellissimo, è un'alternativa anche ad altre medicine, non citiamo. Bello, cioè, possiamo ad avere accesso a rimedi naturali, e solo che c'è ignoranza nel vero senso della parola, cioè non c'è istruzione e rispetto generico sociale, dico, bisogna andare nel privato, e rispetto al fatto che, per esempio, per avere un seno più grosso io posso, adesso parte l'allattamento, però posso avere accesso a delle piante o a dei minerali, per cui ho la possibilità di accedere a possibilità meno impattanti chimicamente e fisicamente rispetto alla naturalezza, la naturalità di un corpo, no? Adesso perché è uscito fuori questo discorso, ma anche per altre situazioni molto più semplici, come un raffreddore, come io avevo usato l'omeopatia per i miei figli quando gli crescevano i denti che erano piccolini, avevano, cioè, terribile, quel dolore lì, con l'omeopatia non avevano più niente, quindi è stato fantastico, io sono partita da lì, me la ricordo, per questo motivo. Allora, voi avete delle domande, dato che c'è proprio il dottore, una persona specializzata in omeopatia, avete delle domande specifiche, delle curiosità da fare al dottore? Perché nel libro che voi potete comprare, anche se dico sempre non è questo il motivo, però è comunque utile, non scelgo a caso i libri, perché ci sono proprio tutte le informazioni sia sui tipi di costituzioni, e sia sui tipi di rimedi, che anche se noi non siamo professionisti, però ci allargano la mente, ci fanno comprendere meglio come siamo fatti noi, che è fondamentale, anche se poi non lo usiamo sugli altri. Avete delle curiosità o delle domande da fare a Stefania? Perché lei ha, secondo me, dato un valore ulteriormente integrativo al concetto di omeopatia, e collegandolo a questo discorso ancora più approfondito dell'essere umano unico, della Trinità, delle nostre caratteristiche che sono in noi, spesso sono spezzettate, ed è importante riuscire a ricostruire i puzzle dei pezzi che abbiamo spezzettato, emozionali, a volte anche corporei, perché non sentiamo il corpo, ed è importante ritornare a sentire, a riaprire i nostri recettori, a sentire che tipo di sensazione ho io prima che la mia malattia, per esempio, sia già sviluppata, perché noi abbiamo questa capacità di renderci conto un attimo prima che venga sviluppato il raffreddore, la febbre, e quindi prendere già subito qualcosa prima che si sia allettati direttamente, no? Invece spesso noi non ci sentiamo e ci accorgiamo quando la febbre è alta. Avete delle domande rispetto a perché dovrei prendere, per esempio, un rimedio omeopatico, o a curiosità che vi vengono per la vostra esperienza personale? Nessuno di voi ha avuto accesso a rimedi omeopatici? Sì. Per esempio, per cosa li avete usati? Perché ve lo chiedo? Perché comunque rimarrà registrata la serata per le persone che non hanno idea. E quindi sentire me, mal di denti dei miei figli, mal di denti dei miei figli non è mal di denti, gli stavano crescendo i dentini nuovi e quindi avevano dolore. Già altre informazioni le ha date il dottore, ma anche le vostre, le nostre esperienze personali sono quelle che arrivano più direttamente alle persone che sono pronte ma che non hanno idea, e quindi grazie alla nostra parola vera, autentica, non costruita, potrebbero accedere, avere più facilità ad accedere a provare, perché poi provare non è che si muore, al limite se non funziona si fa un passo indietro e si va verso ciò che si conosce di più.
Chi è che ha provato la omeopatia e su che cosa? Adesso vengo un attimo da voi. La Trinità. Per esempio, tu su quale bisogno l'hai utilizzata? L'ho usata da tanti anni, la uso. L'ultimo e ho trovato molto beneficio dopo il Covid per ripulire, ho usato due rimedi omeopatici così per ripristinare nel più breve tempo possibile la mia forza vitale e il mio equilibrio. Perché dopo il Covid sentivi il corpo stanco, era questo? Avevo il sistema nervoso attivato. E quindi, per esempio, avevo meno memoria, ero rallentata, non ero nel mio equilibrio, mi era rimasto il sistema simpatico un po' attivato e anche della stanchezza. E avendo sentito un po' come funzionava in me il virus durante, ho utilizzato due prodotti per un flaconcino e un mesetto e quindi è passato tutto. Quindi, l'esperienza più recente, però uso spesso l'omeopatia. Grazie, molto importante. Anche per i miei animali, io l'ho usata molto. E infatti, non l'ho detto, ma anche veterinari nella vostra scuola, vero? Fantastico. L'ultimo cane, poverino, i cani, quelli proprio in fase terminale, poverini, che non gli fa più niente, si rivolgono all'omeopatia, campano ancora un mesetto in più, per dire. Però, sempre cose tumorali ovviamente, c'è tutta una serie di rimedi che capisci come l'omeopatia alla fine cosa c'ha una serie di rimedi veramente vasta, una gamba molto ampia. La medicina su certe cose c'ha il cortisone, c'ha il diuretico, c'ha quello e quell'altro, poi finisce lì. Però comunque gli animali effettivamente, abbiamo anche sul nostro gruppo verrà una veterinaria omeopatica che fa solo omeopatia e solo visita domicilio per il momento e cura gli animali solo con l'omeopatia. Poi c'è il Dodesino che andrà come opere veterinario di Bergamo che cura gli allevamenti di cavalli con l'omeopatia. Sì, io a volte mi interpello, guardi, io non trovo nessun veterinario, so che lei è un omeopata, mi può consigliare qualcosa per il mio cane, allora ti fai spiegare come il cane, perché capisci, non è facile. No, il padrone gli spiega e poi gli dai dei rimedi specifici, come no. Fantastico, questo lo sapevo ma mi era sfuggito. Ottimo, grazie. E tu? Io l'omeopatia la uso con regolarità già da tantissimi anni. Sono cresciuta in Germania e lì l'omeopatia fa parte della medicina. Quindi ci sono tanti medici che usano l'omeopatia come medicina integrativa. Io al momento, giusto oggi, ho comprato due rimedi perché ho la mamma che ha gli acufeni e gli oliti e quindi si sta curando con l'omeopatia. E sembra che sta funzionando. Grazie, testimonianza molto importante perché ogni nazione è al suo punto, al suo passo unico e quindi ci sono altre nazioni dove alcune tipologie di... Arrivo. L'omeopatia è diffusa in tutto il mondo, eccetto una nazione. Provo a indovinare quale. Davvero c'è dappertutto, in tutto il mondo c'è l'omeopatia. Germania è la culla, è nata lì, Hahnemann era tedesco. E poi Francia, in Europa dappertutto. Ci sono due nazioni nel mondo che non usano l'omeopatia. Una è facile. Ering, Kent, cioè, è stata la Golden Age dell'omeopatia in America. Comunque è una nazione importantissima, grandissima, che non usano l'omeopatia perché hanno un'altra medicina. La Cina. Hanno la medicina tradizionale cinese. Quindi usano i loro rimedi, non usano l'omeopatia. L'importante è riuscire a trovare un rimedio naturale che non impatti veramente la capacità di autoguarigione del corpo, perché noi ce l'abbiamo. Gandhi usava l'omeopatia, fantastico. C'è un'altra bella donna che andiamo ad ascoltare, scusa. Io sono la mamma di questa cucciolona che ovviamente sta vivendo il suo essere donna mensile da un anno a questa parte. È possibile
prevenire i dolori mestruali o comunque prepararsi al dolore mestruale, perché io sono stata fortunata, io durante il ciclo non ho mai avuto dolore, insomma, giusto mal di emicrania, un leggero mal di schiena. Lei giustamente lo accusa un po' di più, ma se le avessi potuto dare questa eredità ne sarei stata più contenta. Però lei, un po' perché è all'inizio e quindi addirittura si preoccupa prima di dover sopportare il dolore, quindi ci leghiamo al discorso di prima, è tutto mentale, però lei deve, sta imparando piano piano un po' ad accusare questa cosa. Però se ci fosse un rimedio, visto che lo sappiamo, una volta al mese ci tocca, più o meno sappiamo anche il periodo, allora magari qualche giorno prima, non so quanto, 7 giorni prima, perfetto. Andiamo dal dottore, così ci dà la risposta e la sentiamo tutti. Grazie, è molto importante questo. Come volete? Ma uomo donna, non ho capito. Ma guarda, quello della dismenorrea, adesso noi ci occupiamo anche molto del sistema femminile, parecchio, e quindi dalla pubertà alla menopausa. Menopausa anche lì è un capitolo veramente molto importante. Però sulla dismenorrea, allora non si fa così, nel senso tu non è che c'ho il mal di denti, pigli l'antidolorifico, c'ho il mal di testa, pigli l'anticefalagico, c'ho il mal di pancia, prendi l'antispastico, no. O meglio, prima di tutto, in tre quarti d'ora, studiando le domande a volte alla mamma, ma anche a lei ovviamente, per esempio, non so, ti piacciono più le cose salate, le cose dolci, scrivi le poesie, cosa ti piace più, la matematica, l'italiano, alcune cose così, diciamo, del carattere, capire che carattere è, li devi fare la famosa terapia di fondo, si chiama, cioè curare il suo organismo, non il sintomo solo. Quindi gli trovi in tre quarti d'ora il rimedino suo, che è nei 20 che ha scritto la Stefania sul libro, caratterizzandolo secondo quello che è lei, non so, idealista, oppure sportiva, matematica, scientifica, letteraria, poetica, quindi devi chiarire poi il suo caratterino, anche dal punto di vista psicodinamico, più nervosa, non nervosa. Quindi gli dai un rimedio che scegli, glielo dai una volta a settimana, o due volte a settimana, o anche tutti i giorni, dipende, che si chiama rimedio di fondo, che lo studi te come omeopata, ma è capace anche la farmacista, l'naturopata, cioè basta che sa inquadrare un po' la tipologia omeopatica, il tipo di persona, l'omeotipo si chiama. Poi dopo, chiaramente, per magari mica la fai stare solo così, una settimana prima, Actea racemosa è uno dei più usati, dei rimedi vegetali, che a seconda del tipo di dismenorrea, dolori più o meno forti, al sacro, al pube, alla pancia, la caratterizzi un po' meglio, e una settimana prima prepari e dai l'Actea racemosa, per esempio un 7CH, una potenza intermedia, 4 granuli la mattina e 4 la sera, quindi prepari l'arrivo. Poi il rimedio di fondo è quella, stai a vedere 2-3 cicli, se va abbastanza bene abbiamo risolto il problema senza il moment, sempre, perché dopo si spacca lo stomaco con questi antinfiammatori, perché chiaramente il meccanismo è prostaglandinico, sono le prostaglandine che causano questo disturbo e bisogna dare l'antidoto che sarebbe l'antinfiammatorio. Però non tutte le ragazze lo prendono, non tutti le vogliono. Io in borsa in questo momento ho del Brufentin. Prendo la trussa in macchina, sì, poi ti do. Ce l'abbiamo, giusto perché lei vorrebbe. Sì. Proprio appunto. Porti via i granolini e te li pigli, capito? Colocintis, magnesia fosforica, ci sono tanti tipi che poi caratterizzi caso per caso. Secondo me è un bel argomento, sicuramente. Grazie. Io dico meraviglioso, starei qui per ore a parlare di questo, perché quante cose non conosciamo e non conosciamo quante possibilità abbiamo. Pazzesco. Tu vuoi dire qualcosa che sei donna rispetto a questo, Stefania? Sì, possiamo sottolineare che ci sono tanti rimedi e l'omeopatia sicuramente è in grado di fare molto per i nostri problemi femminili, definiamoli così, anche sul problema della menopausa. Ho scritto infatti un articolo recentemente dove non tocco l'omeopatia ma altri rimedi, la floriterapia, l'aromaterapia, che possono supportare questo momento di cambiamento
che mi piace definire trasformazione di un'energia, perché come viene vissuta la femminilità durante il periodo della vita della donna fa la differenza anche durante il passaggio. Eh sì, è anche bello comunicare fra di noi, perché noi donne spesso non parliamo fra di noi, e anche questo, questa unione del femminile è importante, reintegrare, non siamo sole, spesso abbiamo gli stessi sintomi, le stesse problematiche, e spesso basta anche poco per poterne venire fuori, fossimo un po' più insieme tutte quante. Bene, allora mi piacerebbe stare qui ancora molto, ma mi puoi dare l'orario per piacere, perché abbiamo un tempo? 10:05, ecco. Allora andrei pian piano chiudendo, e comunque Stefania è sempre a disposizione, la trovate sui social, e il dottore Maurizio Annibalini ugualmente, potete contattarli, trovate i loro riferimenti se avete bisogno. Ha troppi pazienti, per cui non ce ne stanno più, dottore. Io ci sono, con il telefono ci sono. Ok, e invece mi voglio ricollegare al fatto che prima, mentre parlava, dottore, ha detto: nel nostro gruppo c'è. Ma che gruppo avete? Cosa state combinando? Con questo nome che io ho trovato, Terapeia, Centro di Medicina Integrativa Multidisciplinare. Cos'è? Terapeia è l'insieme di tutto quello che vi ho detto stasera. È il punto di inizio e non di arrivo di un progetto al quale sono personalmente legata da anni, e Maurizio è stato il primo col quale mi sono confrontata, insieme a Valeria, un'altra dottoressa che abbiamo qui questa sera, che purtroppo è lontana in questo periodo, sta a Milano. Ed è, in realtà, vuole diventare un centro medico integrativo, fisicamente parlando. Al momento ci accontentiamo di inaugurare questo centro di specialisti della salute e del benessere integrativo a Pesaro, nella zona, diciamo una zona più commerciale, vicino all'autostrada per intenderci, vicino al palazzetto dello sport. Abbiamo un ufficio di 200 metri quadrati, stiamo ricavando degli spazi per iniziare da lì, per poi però osservarci meglio intorno e creare fisicamente una struttura più ad hoc, in quanto quest'idea ha bisogno di una struttura fisica adeguata. E quindi sto cercando un terreno dove poter costruire tutta una struttura in ecobio, rispettando naturalmente l'ambiente, dove avremo anche la sezione dedicata agli animali. Infatti già abbiamo nel team una dottoressa, una veterinaria con noi, per portare questo concetto di medicina integrativa, non integrata, ci tengo a sottolinearlo. Con quindi la possibilità per la persona di poter scegliere con coscienza, naturalmente, perché proprio in questo concetto di non estremo che io mi ritrovo. E Terapeia sta piano piano costruendo un bel team. E ci sono diversi medici e diverse aree tematiche verranno toccate, dalla medicina tradizionale e a quella complementare, e alle terapie naturali che non sono contemplate come medicine. Quindi c'è uno scambio, ecco, quello che diceva Francesca prima, la possibilità anche tra professionisti di poter comunicare. E come lo si fa in questo momento, come diceva il dottor Maurizio, sicuramente è più aperta la parte dei professionisti in oncologia in questo momento, assolutamente sì, sono aperti anche alla fitoterapia oltre che all'omeopatia, infatti, e si stanno avvicinando anche a terapie naturali come può essere la riflessologia plantare, viene indicata spesso come supporto,
e naturalmente nei tempi consentiti, visto che andiamo a toccare un tema tanto tanto delicato. E quindi dai, è un team che piano piano sta crescendo, e qui c'è una brochure per chi vorrà consultarla, non tanto del progetto come verrà poi realizzato, perché quello ce lo teniamo ancora come sorpresa a pochi intimi, ma dell'obiettivo di Terapeia. Cioè Terapeia è, alla fine vuole essere un centro culturale, questo sarà Terapeia, proprio sul discorso di conoscere, trovare, capire, aprirsi comunque all'ascolto di nuovi linguaggi. Grazie. Grazie a te che hai questo coraggio di metterti in prima persona con le tue risorse personali, economiche, di forza vitale, per creare questo team di persone anche così diverse professionalmente fra di loro, ma evidentemente che risuonano simile. Bene, grazie che esistete, eh? Grazie a voi che siete venuti e che esistete insieme a noi, perché siamo insieme, a prescindere dai ruoli. Buona serata, buon proseguimento con le vostre professioni, con i vostri progetti, e noi ci vediamo giovedì prossimo per l'ultimo appuntamento con la Human Design. Un'altra interessante. Grazie, per me è un piacere, un divertimento, un servizio sociale che mi apre il cuore. Vi ringrazio. Grazie a tutti, buona serata e buonanotte.